Risolto almeno per ora il problema dello sversamento dei rifiuti solidi urbani, la situazione sta lentamente ritornando alla normalità. Se da un lato lo stir di Battipaglia, rimasto bloccato per diversi giorni, ha creato non pochi disagi ai comuni della provincia di Salerno, costretti a grossi sacrifici per mantenere in casa i rifiuti, dall'altro a causare ulteriori problemi sono i cittadini incivili che non rispettano più il calendario di conferimento. A Pagani il sindaco Salvatore Bottone si scaglia contro coloro che, incuranti dell'emergenza, non hanno ascoltato gli appelli ed hanno sversato per le strade. Gli stessi, ha aggiunto il primo cittadino, che non onorano il pagamento dei ruoli e pretendono servizi e pulizia delle strade. A Nocera Inferiore sta ritornando tutto lentamente alla normalità, con ripercussioni anche sulla raccolta degli altri materiali a causa di un compattatore sempre occupato per l'indifferenziata, che provoca così un effetto domino nella raccolta della spazzatura, che procede a rilento. La città in questi giorni verrà comunque ripulita e non solo nei giorni di normale raccolta, anche a Cava dei Tirreni la raccolta procede molto a rilento. Il sindaco Servaldi ha più volte rilanciato l'allarme: se l'emergenza allo stir di Battipaglia non rientrerà totalmente, si rischia una nuova emergenza rifiuti.